e benvenuti nella mia cucina con questa inquadratura stranissima. E niente, che cosa facciamo oggi? Voglio aprire una nuova rubrica che non so ancora bene come mettere, già l'immagine così è un po' strana. Quindi questo è il primo esperimento, quindi poi vedete voi che consigli darmi. Allora, che cos'è la rubrica? In cucina con Jack, cioè, beh. Allora, volevo portare questo tipo di video per fare tipo qualche ricettina così semplice, molto molto easy, molto molto così. E quindi oggi ci proviamo, vediamo un po' e facciamo questo esperimento. Avevo fatto un sondaggio su Instagram, piaceva, quindi adesso cominciamo. Allora, io farò questa inquadratura, vado avanti anche il mio telefono, quindi cercherò di fare due inquadrature. Ok, allora, qui ho una ciotola e pochissimi ingredienti perché andiamo a fare i biscottini al cocco con solamente tre ingredienti, che saranno la farina di cocco, quindi questo qua. Faccio vedere bene da tutte le telecamere che ho. Ne ho due, che esperimento, cosa c'è? Ho la testa, che casino. Allora, cocco, farina di cocco, poi ci serviranno gli albumi e del miele, basta. Non servirà altro. Io qua il mio fogliettino perché sennò mi dimentico le cose. E niente, allora, che cosa dobbiamo fare? Semplicemente dobbiamo prendere tre albumi, non so che cos'era, se meglio grandi comunque, poi vedete voi, adesso io vi dico un po' le, come si dice, le quantità, poi vedete voi come vi piace, come non vi piace, perché è un po' soggettiva la cosa. Io metterò nella mia ciotolina nera tre albumi. È una cosa stranissima fare il video con due videocamere. Ok, io ho messo dentro i miei albumi in cucina con Jack. Poi prendiamo del miele. Allora, io ho il miele d'acacia, faccio da dappertutto, ma potete usare il miele che volete, insomma, io, a me piace questo, uso questo, e ce ne metteremo 3 cucchiai. Ok, ne mettiamo 3, 2. Allora, io vedo la ricetta come piace a me, poi voi potete farci benissimo quello che piace. Bene, non metto un po' troppo, sarà molto dolce, 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 dolce. Mi dispiace se la mia cucina è un po' un casino, la faccio così. Allora, dopo aver messo l'albume e il miele, col cucchiaino qua che abbiamo, andiamo a dare una mescolatina per far amalgamare un po' il tutto, molto molto semplicemente. Allora, ora cosa dobbiamo fare? Tolgo il cucchiaio, faccio andare bene tutto, e adesso vado ad aggiungerci tutta la farina. Quanta è la farina? Non ve l'ho detto, io ho messo 170 grammi perché comunque dipende anche dagli albumi tutto, quindi dovrebbe essere giusto. Io metto così, la mettiamo tutta dentro, poi prendo una forchetta e vado per prima, faccio vedere meglio, giusto, a mescolare con la forchetta. Avevo provato anche a fare con meno albumi e meno farina, però mi veniva troppo troppo secco, e invece a me piace facere un po' più, oddio, sto facendo tremare tutto, un po' più pastoso. Perché se no si sente più quando mangi il biscottino. Quindi ho fatto comunque delle prove prima di portarlo a voi, non vi preoccupate. Perfetto. Allora, una volta che abbiamo fatto il grosso con la, come si dice, con la forchetta, dobbiamo andare a impastare un po' con le mani. Quindi, allora, io adesso
lavarmi le mani molto bene e ho tenuto anche un po' le mani umidine, così per non farlo attaccare molto. E andiamo a dare l'ultima mescolatina con le mani. Allora, sarà una cosa appiccicosa, ma va bene così. Non si unirà molto, cioè è proprio una cosa proprio... Faccio vedere in questa telecamera, molto da vicino. Vabbè, a parte l'esperimento che è un nuovo video, l'esperimento che sto registrando con due telefoni, e mi sto esaltando, sto sporcando dappertutto, ma non sarei io se lo facessi. Molto bene, una volta mischiato, come vedete vicino a me ho una teglia con sulla carta da forno. Molto semplicemente ora dobbiamo andare a formare, aiuto, delle palline. Allora, io vi consiglio non molto grosse e di farle tutte uguali. Anche se non sono perfettamente uguali e perfettamente rotonde, non fa niente, perché comunque tende a sbriciolarsi questo, vedete? Ce l'ho dappertutto. E ora la mettiamo giù e andiamo avanti a farci le nostre baline. Così. E le mettiamo una vicino all'altra. Poi vedete voi la grandezza da fare e tutto. Più li fate simili, più poi quando li cuocete prenderanno, non la cottura uguale, perché comunque poi vi spiegherò bene quando, prima di infornare, come infornare, perché infornare e quando togliere. Allora, intanto che facciamo i biscottini dobbiamo preparare il forno. Io l'ho messo sui 160-165 ventilato, però dobbiamo vedere anche il vostro forno com'è. Quindi quando li mettete dentro, teneteli controllati, cioè io li tengo dentro, come si dice, un quarto d'ora, ma anche qualche minutino in più, però dipende anche dal vostro forno. Quindi se avete forno ventilato, l'ho detto, un quarto d'ora. Io li tiro fuori quando sopra sono un po' tipo dorati e tutto un po' subbicciacchiato. Poi ve li faccio vedere, poi comunque va a gusto. Io li sto facendo enormi. Bene, però dovrei fargli un po' di tutto, quindi non li sto facendo enormi. Niente, adesso continuo a fare le palline e poi praticamente li metto nel forno. Quindi, ricapitolando, nel forno, un quarto d'ora, 160, e li tiro fuori quando sono dorati. E niente, le palline. Un po' grosse, eh? Un po' grosse. Ok, allora li ho appena tirati fuori dal forno e li ho messi nel piattino, comunque sono carini. Come dicevo prima, vi faccio vedere bene, io aspetto che siano belli sbruciacchiati sia sopra che sotto. Il nostro tatuno è molto molto buono, poi ovviamente va a gusti e voi fatemi sapere se provate a farlo e cosa ne pensate. Molto molto buono, io l'ho fatto un po' grandicelli, se magari vi piacciono anche un po' più piccoli, però è praticamente uguale, come dicevo prima, ma gusti. E niente, allora questo è il risultato, lo farò vedere in due videocamere. E niente, allora io spero che questo video vi sia un po' particolare, vi sia stato utile, un po' strano, vi sia piaciuto, vi sia sentito interessante, forse non lo so. Quindi fatemi sapere un po' tutto quello che pensate e se vi trovate. E niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ah, e soprattutto, prima di salutarvi, se volete fare una cosa più, ci spalmate, ci sciogliete sopra un po' di cioccolato. Vabbè, vi mando un sacco di bacini.